Mi sono meravigliato, quando ho letto questo libro bellissimo, me l'hanno consegnato sabato mattina, sabato sera, l'ho divorato, d'un fiato, bellissimo, scritto da una ragazza, 25-26 anni, eccetera, eccetera, quasi 3, che ha scritto un libro. Quando ho finito di leggerlo, vi dico la mia sensazione, quando ho finito di leggerlo mi è venuta un'emozione, un istinto di rivivere quei momenti, perché molti di questi momenti che vi racconta, tanti di noi li abbiamo vissuti, insomma. E allora la prima domanda che le voglio fare è di questa natura. Come mai, voglio dire, tu hai scelto, con tanti argomenti che avresti potuto trattare, diciamo così, questo argomento molto delicato e, secondo il mio giudizio, scritto benissimo, perché hai una felicità di scrittura, questo lo aggiungo, però non entro anche nel merito, perché chi lo vuole può leggerlo tranquillamente, poi parleremo anche di tante altre cose, perché questo incontro serve, così come abbiamo inteso, che ognuno di noi racconti le proprie piccole o grandi esperienze, le piccole storie che non sono raccontate da nessuna parte. Come mai tu hai avuto il bisogno di fare questa ricerca, di scrivere questo saggio introduttivo che hai fatto, dove sei precisa, puntuale su tutte le cose che si conoscono e anche su tante cose che non si conoscono? Qualcuno ti è saltato, ma poi ti dirò qualcosa alla fine. E delle interviste stupende che hai fatto a personaggi fondamentali che questa storia direttamente o indirettamente l'hanno vissuto, o sulle loro spalle, o perché i drammi li hanno vissuti, diciamo così, attraverso la fine dei loro familiari. Buonasera a tutti e grazie per avermi invitato e voluta qui in mezzo a voi. È una domanda che mi fa molto piacere rispondere, perché diciamo ho cercato con questo libro, ma anche già prima, di indagare un periodo storico che nei libri di scuola non viene mai trattato. Quindi un tema per me, 7 anni fa quando iniziai ad occuparmi del periodo, nuovo, però che mi incuriosiva molto. Mi incuriosiva molto perché la prima figura che ho incontrato sulla mia strada è stata quella di Peppino Impastato. È stata quella di Peppino Impastato e mi innamorai subito di lui, della sua voglia di parlare in un modo nuovo, di raccontare quello che non andava in una maniera talmente diversa da come si muovevano gli altri, non solo a livello di antimafia, ma a livello generale, perché usava un linguaggio particolare, usava le radio libere, e quindi da quello ho voluto capire cosa c'era sotto il suo modo di agire, che non era un puro agire contro qualcosa, ma anche nel costruire altro che andava al di fuori a prescindere sia dalla sua famiglia, che era una famiglia di provenienza mafiosa, e sia da quello che era considerato un luogo comune, e raffrancarsi in un certo senso dal luogo comune. E da quella conoscenza ho cercato pian piano di ricostruire quella storia. Sono partita da Piazza Fontana nello studiare, ho letto il libro di Cristiano Armati, Cuori Rossi, e lì ho incontrato tante storie. Però quella che mi colpì subito, che mi spronò a scrivere la tesi prima, che poi si è trasformata nel libro, è stata la storia di Valerio Verbano. Ho conosciuto sua mamma e dall'amore di quella storia ho avuto l'amore per le tante storie che ho incontrato. Poi dopo, conoscendo i familiari, conoscendo tante persone che hanno vissuto quel periodo, mi sono detta: qui non bisogna solo ricordare, ma non dimenticare. Perché c'è una grandissima differenza tra ricordare, ricordano, per esempio, si ricorda giusto nelle date in cui succede un avvenimento e poi tutti gli altri giorni si fa finta di nulla. Invece di non dimenticare di metterci la faccia e di impegnarsi quotidianamente per quegli obiettivi, per quei valori. È quindi importante non dimenticare, facendo diventare un'azione concreta della nostra vita quello che ho scritto e i valori in cui credo. E quindi questo mi ha spinto soprattutto a scrivere. È stato un incontro di tanti vissuti, più che della storia in se stessa.
raccontare, non la storia che si trova nei libri di storia ufficiali o nei libri dell'università. E questa è stata data soprattutto dalle storie, dalle persone che ho intervistato, che piano piano hanno costruito tutto il mosaico del libro. E mi sento fortunata ad averle potute conoscere, incontrare e sentirmi una di famiglia per loro. L'unico rimpianto, come scrivo anche nel libro, è non essere riuscita a incontrare Carla Verbani. Ci sentivamo spesso e lei mi spronava a non dimenticare Valerio, a non farlo dimenticare, perché quando lei non ci sarebbe stata più, Valerio non avrebbe avuto fratelli, sorelle a raccontare la sua storia. Infatti il libro è dedicato sia a Carla che a Valerio. Purtroppo la malattia l'ha portata via prima che riuscissimo ad incontrarci, e questo per me ha influito ancora di più e mi ha spinto ancora di più a voler raccontare e non stare in silenzio quando negli avvenimenti ufficiali mi hai raccontato un tipo di storia che cozza con quello che effettivamente furono gli avvenimenti. Non solo Piazza Fontana, che con film, fiction hanno fatto passare sempre la storia che per esempio Pinelli si è suicidato per un malore attivo, cosa che non è vera perché Giuseppe Pinelli fu ucciso. E nelle fiction fa ancora più male, o al cinema fa ancora più male per la famiglia, per Licia, per Claudia e per Silvia, perché a loro non è stato chiesto nulla, non è stato chiesto per esempio com'era Pino effettivamente, o qualsiasi cosa. Invece è stato fatto passare sempre quello che i libri di storia, quei pochi che fanno cenno alla storia di Giuseppe Pinelli, che fu anche partigiano, con il nome di Franco, viene raccontato. Mi fa pensare il fatto che queste nuove tecnologie o i social network, invece di creare dei punti di incontro poi nella vita reale, si fermano ai mi piace o alle rivoluzioni fatte solo a parole e a like poi su Facebook. Non riesco, anche se qualche movimento c'è, sia in città, sia altrove, però non riesco a trovare quel fervore di solidarietà che esisteva allora. Allora c'era un'ideologia che comunque faceva da collante sia a livello delle città ma anche a livello nazionale, cioè si era uniti per lottare contro qualcosa, e quel qualcosa era comune per tutti, o quasi per tutti. Invece adesso manca proprio l'unità nella lotta, non ci sono, o comunque non vengono affrontate le tematiche dai vari movimenti nello stesso modo, non c'è una linea guida, diciamo. Quindi ognuno agisce come può, però viene quasi ad estraniarsi dalla società, o comunque si formano, io le chiamo quasi delle piccole sette in cui è difficile entrare ed ambientarsi, perché sono delle comunità abbastanza chiuse. E questo è un male, perché se non c'è un'apertura nella società, un voler capire, un voler integrare gli altri, credo che sia difficile poi effettivamente cercare di fare movimento, di fare rete e di cambiare effettivamente quello che non ci sta bene. Perché se tutti trovassimo almeno delle tematiche generali su cui tutti quelli con una determinata idea politica poter convergere, secondo me le cose potrebbero cambiare, o comunque ci sarebbe una proposta. Invece adesso, con il fatto dei social network, è un modo secondo me anche per di controllo del potere, perché in questo modo è molto semplice scrivere io oggi sono contro Tizio, contro Caio, perché, però poi nei fatti noi vediamo come posso spiegare, veniamo inglobati da ciò che noi comunque cerchiamo di contrastare, perché se io critico te, però poi nei fatti mi comporto peggio, non credo sia il modo migliore di comportarsi. Se dico che sono contro gli infradazzi, eccetera, eccetera, e poi ciò, non so, per fare il mio lavoro ho bisogno di chiedere il favore al politico, eccetera, eccetera, però
io sono contro quelle cose, però poi si fanno, non credo che sia un esempio o un modo di agire corretto. Quindi adesso vedo tanti rivoluzionari a parole, però poi si perdono nei fatti. Io non sono vicina a nessuna associazione, a nessun partito politico, mi sento molto vicina ai ragazzi degli anni 70 nel loro essere un po' fuori dagli schemi e dalle determinate logiche, forse erano dentro altri tipi di logiche o anche di manipolazione, però era qualcosa di diverso. Io quello che ho riscontrato negli studi che ho fatto non riesco ad adattarlo all'oggi, ed è strano. Anche mi è capitato di andare quando ci fu delle chiavi a Cosenza e vedere alcune signore che chiedevano ad alcune ragazze che manifestavano: ma contro cosa state manifestando? C'è delle chiavi col fascista, ma chi è? Loro non sapevano neppure chi era delle chiavi effettivamente, sapevano solo che era un fascista e che quindi bisognava manifestare contro di lui, ma poi effettivamente cosa ha fatto delle chiavi non hanno saputo rispondere. E questa è una cosa grave secondo me, manifestare contro qualcosa e poi non si sa neppure contro chi si manifesta realmente, perché bisogna essere informati, bisogna avere cultura e bisogna studiare determinate cose, ma soprattutto per non essere fregati, perché oggi è molto semplice fregare i giovani con le parole, se non si ha una coscienza critica di poter discernere quello che effettivamente può essere importante per noi da quello che ci viene raccontato e rovinato dalla televisione, da tutti i media e da tutti i social network. Purtroppo è come dici tu, perché si vedono tante manifestazioni, per esempio di Casa Pound, dei vari movimenti inneggianti al fascismo, però che vengono fatti, vengono concesse autorizzazioni per poter fare i loro incontri. Io nel libro parlo di resistenza tradita, perché molti giovani subito dopo il 45 si sentirono traditi i contadini del sud, soprattutto all'inizio, perché ricordando, io nel mio libro dico chiaramente che la prima strage di Stato fu Portella della Ginestra, ma anche i contadini di Melissa, gli altri del sud che chiedevano solo pane e diritti, terre e diritti, ma gli venne risposto con il piombo. Questo è molto, molto significativo, il fatto che in qualsiasi periodo storico chi ha cercato di resistere invece di avere un appoggio o essere visti come l'avanguardia e da evitare o comunque da aggregarsi è sempre stata repressa nel sangue in maniera molto brutale. Anche poi negli anni 60 gli operai nel nord Italia, le varie stragi che ci furono. Infatti per me da subito dopo il 45, subito dopo il 25 aprile, c'è un filo rosso che unisce tutto quello che è successo. E per questo poi si arriva anche alle lotte studentesche. Però una cosa che mi colpisce è che parecchi giovani, parecchie persone fanno riferimento alla resistenza tradita e poi alla Costituzione tradita. Per esempio Lidia Franceschi, la mamma di Roberto Franceschi, che venne ucciso il 23 gennaio davanti all'Università Bocconi del 73, mi dice: mio figlio che manifestava perché nella nostra Costituzione è garantito il diritto a manifestare, invece è stato ucciso. Quindi la resistenza e poi Costituzione tradita. Ed è significativo anche come parecchi giovani abbiano preso l'iniziativa di combattere, tra virgolette, manifestando sempre pacificamente, perché i primi cortei furono pacifici. Poi dopo si armarono anche in risposta a quello a cui andavano incontro durante le manifestazioni. Oppure ho letto delle testimonianze di ex partigiani che conservavano i fucili perché si aveva paura che subito dopo la liberazione
capovolgesse tutte le conquiste fatte, anche perché la Amnistia Togliatti non c'è stata molto d'aiuto, perché i gerarchi fascisti poi vennero riciclati e vennero non processati. Alla fine i fascisti che pagarono furono forse quelli che svolgevano il ruolo più di bassa manovalanza, perché i gerarchi vennero un po' riciclati. Forse anche questo fu un errore, non processare tutti e non togliere effettivamente il potere a quelli che una volta erano fascisti. Però poi le alleanze dell'Italia con gli Stati Uniti credo che hanno avuto anche un determinato peso anche in questo. Infatti la resistenza fu tradita sotto tutti i punti di vista, secondo il mio parere. E lo dico a mal cuore, perché per chi ancora adesso, come me, crede in determinati valori, in determinati ideali, vedere quello che ancora succede in Italia, che il fascismo, essendo reato, ma ancora non viene punito, per me è qualcosa di molto grave, ma molto più di qualsiasi altra cosa, a livello soprattutto di quello che di brutto il fascismo ha portato nel nostro paese, tutto quello che è successo durante la guerra e anche quello che è significato dopo, con i neofascisti, tutte le stragi, le verità che sono state occultate e che continuano ad esserci occultate. A me fa ridere un po' quando Renzi o comunque il politico di turno dice che presto si apriranno gli archivi segreti, eccetera, eccetera. Beh, una presa in giro per ovviare ad altre tematiche che in quel periodo la madonna maggiore, per cambiare un po' argomento. Oppure durante le ricorrenze, per me è molto sbagliato quando nelle ricorrenze delle stragi vanno i politici a dire le solite cose o a far finta di piangere, perché se non si sa la verità è comunque anche responsabilità di chi ci ha governato, perché purtroppo a vario titolo erano implicati. Quindi la resistenza è tradita e continua ad essere tradita, come la Costituzione che ancora viene mortificata e calpestata tutt'oggi. Era un tipo abbastanza particolare, sono stata a casa sua a intervistarlo e questa è una delle poche cose su cui dissento di quello che racconta Silvano Agosti, perché effettivamente in alcune fasce della popolazione italiana si era creato comunque qualcosa che cercava di opporsi al fascismo e al nazifascismo, soprattutto quando sono stata ospite da una famiglia di partigiani a Borgo San Dalmazzo in provincia di Cuneo. Lì ho potuto conoscere tante storie di ragazzi che credevano comunque che l'unica via possibile era quella di andare sulle montagne e prendere il fucile e combattere. Erano ragazzini 18, 19, 20 anni, ma anche più piccoli. E questa mia amica mi raccontava del papà, perché lì da Borgo passavano anche gli ebrei che dalla Francia scendevano verso Borgo e poi da lì li facevano entrare nei treni per andare nei campi di concentramento. E mi raccontò, oltre a visitare comunque tutti i suoi ricordi, tutte le tappe dei partigiani, mi portarono in montagna, mi portarono ai vari monumenti che ricordavano gli avvenimenti. Mi raccontò di suo zio che venne ucciso dai nazifascisti e mi raccontò che dove adesso c'è un bar, prima lì c'era una caserma nella quale venivano torturati i partigiani, ma questo già prima dello sbarco degli alleati, perché gli alleati quando sbarcarono in Sicilia, e lo racconto anche nel libro, le prime persone con cui presero accordi fu la mafia, quindi a discapito della popolazione onesta o che comunque combatteva per qualcosa. E poi parecchi meridionali andarono al nord convintissimi di
combattere per la liberazione di tutto il paese. Quindi su questo sono in disaccordo con Silvano Voschi. Poi, conoscendo anche Tiziana Pesce, la figlia di Giovanni Pesce della Librovilla, quindi ho tanti racconti che mi sono stati fatti, da cui ho potuto capire, ho potuto farmi un'idea su quella che fu la resistenza e la lotta di liberazione, che fu veramente una lotta di popolo e una lotta convinta contro l'oppressore. È abbastanza complessa, però credo che l'esperienza abbia naturalmente segnato sia chi l'ha vissuta e sia comunque chi poi ne è venuta a conoscenza, perché sono comunque delle esperienze molto forti che vengono raccontate, e anche se non tutti hanno quella sensibilità di cogliere determinate cose, comunque non tutti poi riescono ad essere coinvolti da quell'esperienza che è stata nello stesso modo. Sono stati ragazzi che negli anni 60 e 70 sono stati molto coinvolti anche nei racconti dei partigiani che hanno fatto. Per esempio, cito Giovanni Pesce, che quando incontrava i giovani venivano rapiti dai suoi racconti e venivano anche spronati ad agire, però non era un'azione manipolatoria da parte sua, ma nel modo che quell'esperienza non venisse perduta quando loro non ci sarebbero stati di più. L'azione manipolatoria è sempre stata, secondo me, un'azione di parte, in quanto della storia ufficiale, in un certo senso, perché non tutte le esperienze ci vengono raccontate per quelle che effettivamente sono state, alcune esperienze sono state completamente cancellate. Si parla di liberazione, ma non si parla di... non si racconta bene dei partigiani, le loro storie. A me sarebbe interessato leggere sui libri di storia le storie, anche, non dico di tutti i partigiani, però qualche storia in particolare, non solo gli avvenimenti storici raccontati a modo di storiella, con le date, eccetera, eccetera, le zone liberate, le zone ancora occupate. Bisognerebbe fare un lavoro diverso, dare più spazio alle storie individuali, raccontarle, farle conoscere il più possibile. Solo in questo modo non si può essere la storia, e gli studi non possono essere manipolati, e noi stessi non possiamo essere manipolati conoscendo determinati tipi di storia. Quindi la manipolazione, secondo me, è da dopo. Cioè, chi ha fatto la resistenza poi non credo che ha cercato di manipolare i fatti, anzi chi è riuscito ha cercato di raccontarli, alcuni dopo tanti anni, a distanza di tantissimi anni. Me lo diceva la mia amica di Borgo San Dalmazio, che suo padre raccontò molto tardi quello che avvenne. E fu un racconto duro e comunque devastante quello che era successo, perché chi andava a combattere in montagna non certo aveva la casa al calduccio o qualcuno che aspettava e gli preparava il pranzo. Abitava in casolare, quando andava bene alla ghiaccio, tutti insieme. Quindi non credo che da parte loro, comunque dalla mia parte, dalla nostra parte, ci sia stato da parte loro almeno la manipolazione. Poi invece negli anni 70 sì, soprattutto diciamo determinati sopravvissuti di quel periodo che hanno negato tutto, hanno detto tutto il contrario di tutto e si sono riciclati in vari modi, anche passando dal lato opposto. Negli anni 70 sì, poi dopo ci fu una manipolazione di quel periodo, infatti viene raccontato quel periodo come anni di piombo, una definizione che io detesto e contrasto fortemente nel libro, perché si fa passare solo una determinata visione sbagliata, perché di quello ci fu, io provocatoriamente ho titolato la seconda parte, gli anni di piombo.
sono stata abbastanza provocatoria proprio a far capire che i vissuti e quello che le rivendicazioni e tutto quello che successe erano i nostri anni, gli anni dei ragazzi che scendevano in piazza per rivendicare dei diritti sacrosanti, il diritto allo studio, anche lo statuto dei lavoratori, e invece si è fatto passare soltanto come gli anni in cui per esempio le Brigate Rosse uccisero Moro, cancellando tutto quello che di buono prima c'era stato. Ed è un peccato, perché trovarsi a parlare anche con persone della mia età che non sanno nulla di quel periodo, o anche persone impegnate nell'università, nelle associazioni, ma mi rattrista molto, perché quelli veramente furono gli anni in cui si cercò di portare avanti l'assalto al cielo e parecchie volte, soprattutto in maniera pacifica, poi dopo i cortei si sono armati come risposta a quello che si veniva incontro. Come avete ascoltato, insomma, una ragazza, quello che dice lei, sembra una persona di 60 anni, 70 anni, che racconta le cose di 5 dimenticate, altri hanno voluto dimenticare invece quella che è la vera storia dei due periodi. Dico molti di noi, nel senso, io generalizzo per dire che ormai fa comodo a tante dimenticate, sono d'accordo, tanto però, e quindi questo mi fa piacere. Proprio per questo motivo, adesso ti volevo fare un omaggio io, però qua mi hanno fatto sparire a busta con la busta con faccio una mano. È un invito a ricordare, e siccome era previsto che lo leggessi, è un poemetto, ed è un poemetto dove prendo a pretesto mio nipote, per dire, carissimo nipote, ricorda, ma per dirlo a tutti i ragazzi di non dimenticare mai. E quindi approfitto della vostra pazienza per leggerlo, riservandomi di fare un'ultima domanda e poi noi abbiamo finito e ci sarà il giro. Lo leggo perché Luigi Pirro mi aveva detto: leggilo sempre dovunque ti trovi, e io ascolto le sue parole. Carissimo nipote Carmelo Francesco, quando la paura ti morde e nell'angoscia ti sperdi, ricorda tuo nonno Melo, mio padre, che a 7 anni appena si è smarrito nella Spromonte per 2 infiniti giorni, tra alberi giganti, ombre di fronde e sghignazzi di visibili animali. Ha vagato in cerca di una fonte di luce umana, di un casolare. Solo la luna ha mezzo celato la pena degli spettri che parlano nei boschi. Ricorda tuo nonno Melo, mio padre, a Scilla, incarcerato per pascolo abusivo in un fondo baronale. A 13 anni, prigioniero tra topi e scarafaggi e incalliti delinquenti come un criminale, vigilato dai fascisti per natura prepotente, pensa un po' agli adolescenti. Un mese ha soggiornato, carcerato, liberato agli ovili, ritornato da solo per le mulattiere, in dispregio ai vivi con carenze fiere. Ricorda tuo nonno Melo, mio padre, ebbe tempo il suo no alla morte di entrare nel pensiero che il mammicella muoio si incavernò nel coma. Una scheggia di gomma come accetta pendente si conficcò più sopra della nuca tra i forti capelli neri. Sul suolo albanese, non solo, c'era la guerra. Divennero cirri le pecore lasciate a casa per ordine reale, cirri in cammino dentro una tromba luminosa che suonava il cielo tra clemenza e pace. Tirana, da San Patello è lontana, e non ci sono, mamma, a curarmi le tue mani. Raschia a prova a crudo un medico tenente, la testa pulisce dentro il coma,
e prova. Quella volta fu un miracolo. I cibi rinvennero memoria di pecore vere. Non era quella l'ora, non era la sola. Ricorda tuo nonno Mero, mio padre, che si trascina i piedi congelati dentro la neve jugoslava e non sa se quei piedi potranno più accompagnarlo ali al passo delle pecore nella transumanza da San Vanello alla montagna per Cicero, Basilicoschi e di rifà in una sorta di lavorata vacanza, pascolo della vita a guerra di vita. Ricorda tuo nonno Mero, mio padre, che con le cosce stremate, parti a parte bucate da una pallottola nazista, ha trasportato la sua libertà tra il buio del Montenegro e dentro una fossa si è finto morto, tra cadaveri veri, giocando così la violenza per difendersi la vita fino a guerra finita. Ricorda tuo nonno Mero, mio padre, seppellito dalla terra fra la gambaglie in un cantiere, narici aperte sulla fossa d'aria, aveva libero solo il volto dentro la buca di volto a cercare negli attimi la vita dalla giornata di lavoro spinta. Prendeteci scavi dei compagni di lavoro, ecco qua una scarpa interrata, presto, Dio mio, una mano al piccone aggrappata. Quindi il respiro delle sue dita. Ricorda tuo nonno Mero, mio padre, che non hai mai conosciuto. Quando ha capito che i suoi ricordi, giorno dopo giorno, cadevano come foglie ancora nell'estate, neanche il suo occhio, un'annata proprio rara di senile demenza giovanile, sfogliandogli la mente, aliena, vita amara, ha pianto. Nell'età che ancora non si racconta il passato, la sua memoria, dopo il pianto, se l'è presa la luna, per ripagarsi forse della luce prestata a 7, a 13, a 20 anni e altra data. Quando ha sgranato i suoi grandi occhi neri, riconoscendomi dopo 7 anni bui da un lampo della mente, illuminata dalla fine, prima di lasciarsi andare per l'ignota Paianur, ha guardato la morte senza più paura. E lei lo sottolinea molto bene nelle conclusioni.